vertice di così alto livello dove Napoli forse mette il sigillo definitivo alla nuova armonia tra l'Italia e la Francia, ma sono soprattutto orgoglioso delle bellissime parole che ha avuto il presidente Macron nel visitare il nostro teatro di San Ferdinando. Mi ha fatto tante domande, è stato più del dovuto, appassionato di teatro, conosceva benissimo Edoardo e la famiglia De Filippo. Il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, è giunto nel pomeriggio a Napoli per il vertice bilaterale previsto oggi a Palazzo Reale e si è recato anzitutto al Teatro San Ferdinando, dove lo attendeva il sindaco Luigi De Magistris. La scelta del teatro è dettata dal dichiarato legame che il presidente ha con Edoardo De Filippo, che oltretutto è stata anche la causa del suo incontro con la moglie ai tempi del liceo. Successivamente Macron è andato nel centro storico per ammirare il Cristo velato nella Cappella San Severo, poi a Piazza San Domenico Maggiore, Spacca Napoli e Santa Chiara. L'ho ringraziato delle belle parole che ha sempre utilizzato per Napoli, lui mi ha detto che ama Napoli e i napoletani, che ce l'ha fatto il segno che ce l'ha nel cuore, insomma ha chiesto dei nostri giovani, insomma credo che sia un segnale importante per la nostra città.